Benvenuti a Volo on Vrytium. Trasmissione realizzata dall'associazione Volo on Vryt in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 110 e bentornati ad un nuovo appuntamento con Volo on Vryt. Oggi una puntata ricchissima, parleremo di arte intesa come arte a tutto tondo, quindi un'arte realmente accessibile a tutti. La città di Torino è infatti ricca di musei che da anni hanno sviluppato percorsi ad hoc per chi ha una disabilità, rendendo l'arte un'esperienza fruibile a chiunque desideri saperne di più. Per approfondire il discorso ed educarci a riguardo, abbiamo il piacere oggi di ospitare in studio Giorgia Rocha del Dipartimento Educativo della GAM, benvenuta. Grazie. Orietta Brombin, curatrice delle attività educative e formative del PAV, il Parco di Arte Vivente, benvenuta. Ciao. Anche a te. Io vi do del tu per essere più colloquiale, sto perdendo la voce. E per finire Brunella Manzardo del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli del Museo di Arte Contemporanea. Buongiorno. Benvenuta anche a te. Grazie. Ai microfoni Claudia che sta perdendo la voce e Vittoria che ti salverà nel caso proprio rimanessi afona. Un angelo custode. Allora, iniziamo subito con una domanda a Rocha, quindi GAM, Galleria di Arte Moderna, che da anni si occupa appunto di rendere il museo un'esperienza accessibile. Ecco, quali sono un po' i vostri progetti, la vostra offerta, di cosa si tratta nello specifico? Sì, la GAM da anni in effetti si occupa di persone diversamente abili con tre tipologie, diciamo, come macro argomenti. Quindi da una parte ci occupiamo di accogliere le persone con problemi di disabilità psichica, poi c'è tutto un altro filone di progetti legati invece a non udenti e ancora per persone invece con difficoltà appunto non vedenti. E queste tre grandi filoni poi si sviluppano in diversi progetti. Sicuramente quelli che sono ancora più, con più tipologie di attività, sono legati alle disabilità psichiche, che sono ormai dei frequentatori, degli abituali. Sì, del museo, assolutamente, sì. E quando è nata l'idea di istituire questi percorsi ad hoc, diciamo? Sì, questi percorsi ci sono da davvero tantissimi anni. Già Flavia Barbaro, che è la responsabile del Dipartimento Educazione, dagli anni 90 che lavora su questo settore. Poi da appunto una decina d'anni io me ne occupo con un po' più di continuità e quindi si sono creati delle attività che non sono più casuali, ma veramente sono diventate una costante per il museo, non è più un qualcosa che capita raramente, ma è proprio un'abitudine. E qual è la fruizione, nel senso, nel corso degli anni a mano si è diffusa la notizia, sì. Quindi l'audience è aumentata? Sì, un po' questo. Ci sono diversi progetti e abbiamo diversi appunto enti, associazioni che ci sostengono. La comunicazione è sempre difficile in effetti per noi, almeno per noi della GAM è sempre un po' complicato. A volte incontriamo persone che dicono: ah, ma fate queste cose, non lo sapevo. E in effetti purtroppo succede ancora molto spesso. Sicuramente ci sono dei progetti legati appunto all'Istituto Sordi di Pianezza, è stato un collaboratore che oramai collabora da anni in progetti interessanti, perché non sono solo pensati ovviamente per, in questo caso, ragazzi sordi, ma assolutamente sono invitati come tante altre tipologie di pubblico a partecipare a workshop eccetera. Quindi è diventata una continuità, ma è anche appunto interessante un'integrazione assoluta, non progetti, in questo caso non avrebbe senso ovviamente fare, certo, dei progetti così che li slega da una realtà, sono ragazzi giovani, studenti, quindi progetti che vadano bene con la loro fascia d'età e semplicemente con un supporto ovviamente di lingua LIS, del linguaggio dei segni eccetera. Per i non udenti invece ci siamo spesso appoggiati anche all'Unione Ciechi, a Luci di Torino, che sono anche i nostri vicini di casa di Corso Vittorio, la Tactile Vision con cui abbiamo creato delle mappe tattili eccetera, anche l'associazione Apri, retinopatici, quindi insomma sono una continuità. Sui disabili invece, sulla disabilità appunto cognitiva e psichica, in effetti è un po' un passaparola. Ci sono degli enti con cui abbiamo lavorato ormai da anni, ad esempio il PASEL, una RAF, una residenza assistenziale, sì, loro sono proprio dei veramente affezionati, assolutamente sì. E con loro anche abbiamo creato dei progetti interessanti, perché di nuovo non era solo proprio un progetto legato ai loro ospiti, ma molto spesso si sono aperti ad altre collaborazioni, quindi non so, ad Arte Plurale
anche di quest'anno con un gruppo delle medie, ma anche quella, l'edizione precedente di 2-3 anni fa, perché era stato questo slittamento di arte plurale, e avevamo presentato un progetto in cui c'erano sì gli ospiti del PASEL, ma anche gli studenti dell'Istituto Giulio, quindi tendenzialmente di futuri educatori o perlomeno così, e quindi c'era questo rapporto molto interessante. In realtà poi i padroni di casa del museo erano gli ospiti della RAF e non i ragazzi, per cui ne sapevano molto di più questi signori che li accompagnavano, e con loro si è fatto un bel progetto a più mani proprio e pensato proprio ad hoc in questo senso. Ecco, noi tra l'altro siamo reduci da un'esperienza fatta giusto poche ore fa proprio alla GAM, proprio con Giorgia, che ci ha illustrato, vivendolo anche in prima persona, appunto una di queste offerte di cui vi sta parlando. Vuoi brevemente spiegare anche agli ascoltatori a casa che cosa abbiamo visto? Tra l'altro, che fortuna, siamo anche capitati nel periodo della mostra di Renoir. Tra l'altro. Grazie, quindi. No, assolutamente. Anche con la mostra di Renoir si è ampliata l'offerta, includendo ovviamente progetti per persone con disabilità, con tutta la difficoltà di una mostra che fortunatamente ha tantissimo successo, però ovviamente ci sono dei momenti in cui è un pochino più difficile, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Io ho osato, tra virgolette, proporre questa attività a questa associazione, la Fondazione Molo, primo perché li conosco molto bene, per cui sapevo insomma che tipo di persone avevo poi davanti, in un orario che fosse più facile e agibile, perché c'erano diverse persone con bastoni, carrozzine, quindi insomma serviva anche un po' di spazio, e con la mostra di Renoir non è così facile anche solo pensare a queste piccole cose, che però sono veramente importanti, perché fanno parte dell'accoglienza, del far sentire bene una persona. Se non ho lo spazio per vedere, insomma, già questo è un primo problema notevole. E ovviamente noi abbiamo due gambe, ci spostiamo facilmente, se abbiamo delle carrozzine insomma dobbiamo tenerne conto. Certo. Quindi con tutta l'attenzione appunto che si deve fare insomma in questo caso, abbiamo però offerto dei percorsi appunto anche sulla mostra di Renoir, abbreviandoli un po' rispetto a quello che proponiamo nelle collezioni, in cui abbiamo un pochino più di tempo, insomma siamo lì, le collezioni sono permanenti, in questo caso il tempo è breve, e quindi si fa nella stessa giornata, si comincia con un momento di accoglienza ovviamente, di spiegazione di dove si è, cosa si sta andando a vedere, e poi si comincia subito il percorso, un percorso ovviamente tematico, non possiamo vedere le 65 opere in mostra, ma guardiamo principalmente paesaggi e lavori di Renoir legati alla musica, perché poi in laboratorio si ascolteranno proprio le note di Debussy, quindi un musicista contemporaneo di Renoir, e ascoltando queste note musicali, quindi avendo avuto la suggestione delle opere più la suggestione delle note musicali legate sempre comunque alla natura delle, appunto degli ambienti che ci possono ricordare un po' il paesaggio che abbiamo appena visto su, questi signori di oggi ad esempio erano invitati a produrre delle opere. Esatto. Si sono immedesimati, anche se io cattivissimo ho tolto le matite e anche i pennelli, hanno usato degli strumenti un pochino più strani, ma proprio perché non fossero legati a una figura, un disegnino, ma proprio perché si lasciassero andare, quindi con questi strumenti un po' strani che avete visto, che erano solo poi spugne, pezzi di tappeto. Io ho visto anche un pollock, se non sbaglio, qualcosa di simile che spuntava da un tavolo. Senti, io purtroppo ti devo interrompere un attimo perché dobbiamo mandare il brano musicale e poi concludi brevemente. Benissimo. Dopo. Va bene. Ci ascoltiamo Roxanne. Bentornati in studio, e io mi scuso ancora con Giorgia Rocha per averla brutalmente interrotta. Infatti, se vogliamo riprendere il discorso, se ci vuoi raccontare l'esperienza di oggi brevemente, poi passiamo la palla. Certo, tanto concludiamo appunto come si è conclusa in effetti la giornata. Ispirati appunto da queste note musicali, hanno prodotto questi lavori un po' legati a paesaggi, a sensazioni, a, appunto un lavoro molto molto immediato, non dovevano fare prove di pittura, però mi sembra che sia andata molto bene, erano tutti molto molto soddisfatti, l'importante è quello, quando senti puoi dire tornerò, è stato bello, mi è piaciuto, poi la soddisfazione è quella. E quindi insomma in genere il successo è poi questo, insomma quando entrano persone, soprattutto disabilità anche più gravi, in cui
la prima volta non lasciano neanche la borsa perché non sanno bene dove stanno andando, e invece vedere poi negli anni che entrano come casa loro. Questa, no? Ed erano anche tutti molto ispirati, io testimoniarlo, perché erano tutti concentrati, ho visto anche dei bellissimi lavori. Anzi, quindi... preoccupati di non ritirarli subito, ma giuro che appena laboratorio sono riuscito. Sì. Tra l'altro, se volete saperne di più, noi abbiamo fatto un sacco di foto e di video, quindi sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro sito potrete vedere dal vivo, i Pollock. Le arti di oggi. Bene, allora grazie Giorgia, grazie e passiamo la palla il colore a Orietta Brombin, curatrice delle attività educative e formative del Parco Arte Vivente, che è stato inaugurato nel 2008 ed è un centro sperimentale di arte contemporanea che è stato concepito dall'artista Piero Gilardi e dall'architetto Gianluca Cosmancini. Allora, il PAV comprende un sito espositivo all'aria aperta e un museo interattivo dove si possono svolgere anche un sacco di laboratori, di esperienze di incontro. Vuoi raccontarci questo micro universo artistico e naturale? Sì, mi piace appunto iniziare dal fatto che, come dici, è un progetto che è stato ispirato dal lavoro, proprio dalla storia di Piero Gilardi. Piero Gilardi è un artista che ha partecipato al gruppo dell'Arte Povera in qualche modo all'inizio, poi c'è stato un lieve scostamento, però ciò che interessa è che comunque l'Arte Povera ha portato degli elementi innovativi rispetto appunto all'arte di quel tempo, si parla dell'inizio degli anni 60. La novità consisteva appunto nell'utilizzare materiali anomali, diciamo, per l'epoca, spesso di uso comune e comunque anche spesso materiali che avevano la qualità del trasformarsi continuamente, quindi oggetti che cambiano colore perché trattati con delle vernici particolari, sensibili al clima, all'umidità, eccetera eccetera, insomma qui non sto a dire, però quello che è interessante è che questo percorso, diciamo, è stato portato in un certo senso alle estreme conseguenze e si è rivelato importante, devo dire, almeno sul panorama cittadino, perché comunque non ha sostituito nulla ma ha aggiunto qualcosa, quindi credo che abbia comunque arricchito in qualche modo l'offerta del contemporaneo, che è così importante e così conosciuta all'estero. Premetto che il Parco Arte Vivente forse è quasi conosciuto più all'estero che in Italia, purtroppo. Quindi purtroppo noi abbiamo ovviamente tante persone che vengono in visita e tante persone che lavorano direttamente, quindi un'alta percentuale di persone che vengono coinvolte dalle attività. E questo appunto, diciamo che lo facciamo anche con dei budget abbastanza ridotti, quindi questo discorso della sostenibilità e dell'accessibilità sta anche proprio alla base della programmazione, quindi concettualmente quel luogo, che è un luogo di trasformazione, che è un luogo immerso nella natura, tiene molto in considerazione questa idea della sostenibilità e quindi del fare con quel che si ha in un certo senso. E poi anche dell'accessibilità, quindi l'accessibilità ai contenuti è un discorso generale molto importante, quindi noi abbiamo già dall'inizio avuto tantissimo pubblico di persone con disabilità che sono arrivate dai CAD cittadini, come dalle cooperative, come da altre realtà territoriali comunque, per cui riusciamo anche a svolgere dei percorsi a lunga scadenza, quindi noi abbiamo diversi gruppi di persone adulte con disabilità che ci seguono tutto l'anno e quindi svolgono degli itinerari, diciamo, in un parco, mi immagino. Esatto, sia sul piano proprio esplorativo della natura del parco, anche vista attraverso le varie stagioni, sia in laboratorio, influenzati ovviamente dalle mostre che sono in programmazione. Questo succede appunto con persone adulte con disabilità psicofisiche, succede con adulti seguiti dai servizi di salute mentale, e di questo siamo molto, cioè per noi è una cosa molto importante, riusciamo a lavorare con loro e addirittura le persone che si tratta sempre di adulti in realtà poi frequentano il PAV in autonomia. Quindi diciamo questo percorso che parte da un fatto educativo, ma che poi arriva all'autonomia dei singoli, che quindi decidono individualmente di essere di presenti, sì. Certo, ma anche nel caso dei ragazzi seguiti dalle cooperative o dai centri diurni, succede che vengano poi con le famiglie, quindi questo
per noi è un feedback, insomma, è una cosa molto importante. Ed sì. È quello anche il vero successo, probabilmente, di, perché non si è magari obbligati a seguire un'attività di una comunità, sì. Però l'idea di portare anche qualcun altro, perché è rimasto veramente nel cuore, insomma. Sì, no? Sì, anche perché comunque, appunto, come si diceva, i materiali che si trasformano, quindi i materiali naturali che sono alla base della... così del concept proprio del PAV, no? Quindi la natura, che non è un in più o un corollario, è assolutamente il contesto di cui noi dobbiamo tenere conto assolutamente, che è imprescindibile, così come per le nostre comunità, le nostre città, l'ambiente è un elemento assolutamente imprescindibile, deve diventarlo, perché forse, come dire, non, magari non siamo così in ritardo, possiamo ancora prenderci cura, ecco, di questo pianeta. Quindi diciamo che l'arte del contemporanea non può non pensare a questi temi, macro temi, ecco, queste necessità impellenti. E poi, va bene, nello specifico abbiamo tanti percorsi, tante programmazioni differenti che comunque sono nate già prima del PAV, quindi il PAV è nato come contenuto in lunghi anni anche di itineranti, diciamo, in vari spazi della città. E appunto già prima dell'inaugurazione noi abbiamo avviato questa ricerca, in special modo con le persone con i non vedenti e i ipovedenti, e in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi, con la Tactile Vision, che ha già menzionato, sì. Giorgia prima, e con loro, appunto, con Francesco Fratter e Corolli, abbiamo iniziato questo percorso che ci porta ad oggi, nel senso che noi non l'abbiamo mai interrotto, ed è bellissimo ritrovarci con altre istituzioni via via nel percorso. Quindi con la GAM, vabbè, attraverso Zona Art abbiamo lavorato molto proprio sul tema dell'accessibilità in generale, quindi del rendere fruibile, quindi comprensibile, anche gratuito certe volte, perché anche questa è una forma di accessibilità, sì. A cui noi teniamo molto, nel senso che se è possibile, come dire, agevolare in qualche modo l'accesso alla cultura anche attraverso una partecipazione, diciamo, libera in certi casi. Oppure con il Castello di Rivoli, anche molte volte attraverso la Summer School, poi magari ce lo dice meglio Brunella, però appunto è un percorso ininterrotto dove continuiamo ad indagare l'argomento dell'accessibilità attraverso il tavolo della cultura accessibile, attraverso i seminari che facciamo in varie istituzioni. In questi giorni abbiamo iniziato da qualche mese un percorso con la Fondazione Sandretto, che è anche molto importante, sempre con i soggetti di qui sopra, e anche con la città di Torino, il laboratorio La Galleria, Contea Taramino, sì. Quindi c'è la città molto presente in questo percorso, e a questa ricerca in particolare noi abbiamo, insomma, di aprirla in qualche modo. È arrivato anche il Politecnico in questi giorni ultimamente, quindi andiamo ad aprirla proprio per arrivare ad approfondire con sempre più soggetti e rendere, cioè, come dire, a contribuire a costruire uno strumento importante per la comunicazione anche sul piano teorico. Ma è in fase di progettazione o c'è già questo progetto, è concreto? Allora, questa collaborazione? Sì, noi stiamo lavorando insieme, okay. Ci stiamo trovando in seminari, ci okay. sono delle persone dell'Unione Italiana Ciechi che partecipano, quindi che vivono in prima persona, per esempio nel caso dell'ultimo incontro al Parco Arte Vivente. Mm. Noi abbiamo guardato, lo dico guardato appositamente, perché anche i ciechi guardano, perché la visione è una visione multisensoriale, no? Ieri ho visto un film che si chiama Appuntamento al buio, dove c'era uno dei protagonisti che faceva proprio questo discorso qua, sì. Quindi sembra proprio esatto. ad hoc. Ma lo faccio perché lo fa un amico che ha voce in capitolo, sì. Nel senso che lo dice lui stesso e lui sa di cosa sta parlando. E quindi, appunto, questo incontro che abbiamo fatto ci è servito per guardare, appunto, dei video e cercare di comunicare questi video.
quindi attraverso tanti strumenti, la narrazione, la verifica anche sensoriale di quanto si comprende per esempio dall'audio, no? Non vedendo le immagini, e poi la ripetizione in qualche modo corporale, nel senso fisica, di questo video con le persone che appunto non riescono a vederlo, e quindi in qualche modo il video viene ripreso, viene fatto reinterpretato. Perché comunque nell'arte contemporanea ci sono molte opere multimediali che non sono spiegabili facilmente. Perfetto, grazie mille Arietta, e torniamo dopo gli U2 con il Castello di Rivoli. Bentornati a Volumbrite, oggi stiamo parlando di arte, abbiamo già ascoltato la testimonianza della GAM, del PAV, e concludiamo questa tripletta artistica con il Castello di Rivoli, che ospita il Museo d'Arte Contemporanea, e oggi è qui presente Brunella Mansardo per raccontarci un po' le varie attività. È un esempio, uno tra i tanti esempi di oggi, di museo accessibile, grazie anche alle numerose partnership attivate dal Dipartimento Educazione, come quella del Rotary Club di Rivoli. In particolare il Dipartimento lavora da sempre per rendere il patrimonio culturale del museo appunto accessibile a tutti quanti, con una particolare attenzione ai soggetti che sono portatori di disabilità. Ecco Brunella, a te la parola, ce ne illustri un po' qualcuno? Grazie, volentieri. Mi piace ricordare che per noi la questione dell'accessibilità è totale, quindi sicuramente accessibilità significa rivolgersi alle persone con disabilità, ma in realtà il nostro lavoro come Dipartimento Educazione è proprio quello di favorire l'accesso alla cultura per tutti, anche per sfatare un poco questo mito dell'arte contemporanea che è difficile, che è lontana dalla vita delle persone. Quindi, troppo astratta. Esatto, si lavora moltissimo con tutte le tipologie di pubblico, come peraltro fanno anche le colleghe degli altri musei, proprio per favorire questa integrazione tra l'arte e la vita, perché non sono affatto due cose distinte, soprattutto se si tratta di arte del tempo presente. E poi all'interno di questo ampio lavoro sull'accesso alla cultura contemporanea c'è certamente un lavoro specifico per le persone con disabilità. Come ha detto anche Giorgia, ci rivolgiamo anche noi a tutte le tipologie di disabilità, quindi psichiche, fisiche, sensoriali. Diciamo che il lavoro sulle disabilità sensoriali è quello che ci ha arricchito anche, cioè non è soltanto un servizio che noi offriamo, ma è un qualcosa che ha arricchito moltissimo noi come staff del Dipartimento, perché è stato possibile anche creare dei progetti inediti, creare qualcosa che prima non esisteva, come addirittura 80 segni nella lingua dei sordi, la LIS, perché ci è stato proprio suggerito di lavorare per facilitare l'accesso dei sordi all'arte contemporanea a partire dal lessico, a partire dal loro linguaggio. E per poter fare questo abbiamo collaborato dal 2007 con l'Istituto dei Sordi di Pianezza. Così si è creato un lungo percorso a braccetto proprio con loro, in modo tale che piano piano le persone sorde si potessero avvicinare al museo, avvicinare alla nostra collezione, ma anche cercare di creare queste parole che non esistevano, perché capite bene che è molto difficile per una persona parlare di un concetto di cui non possiede neanche la terminologia. Certo. Penso a qualsiasi cosa, dal termine pop art al termine arte povera, su cui c'era anche un equivoco, così come c'è nella lingua italiana. Il concetto di povertà nella lingua dei segni era assolutamente da perfezionare, perché creava delle ambiguità, e così facendo invece adesso abbiamo un dizionario vero e proprio con 80 nuovi segni che sono stati creati da noi con l'Istituto dei Sordi e che rappresentano un qualcosa di unico addirittura a livello mondiale. Quindi questo senz'altro è il progetto di cui siamo più orgogliosi, anche quello più famoso, certo, a cui abbiamo lavorato, che poi si è tradotto non solo nella creazione di questo libro e di questi termini, ma anche di un rapporto stretto con la comunità sorda, che poi è la cosa più importante, in modo tale che i sordi si sentano a casa al museo, possano venire anche in autonomia, lo stanno assolutamente facendo, partecipano alle inaugurazioni e un po' alla volta sono diventati parte integrante del nostro pubblico, proprio riconoscendo anche il grosso sforzo che il nostro museo ha fatto per cercare di andare incontro a questa
a questa tipologia di pubblico che aveva delle grosse difficoltà oggettive all'inizio. Quindi possiamo dire un museo in movimento, un museo che sta cambiando negli anni da quando sono attivi questi incontri. Assolutamente sì, anche per quanto riguarda la collaborazione con l'Unione Cechi, anche questo è un percorso attivo da diversi anni e mano a mano si sono raggiunti dei risultati molto importanti, quindi la possibilità di fare dei percorsi multisensoriali in modo tale che le opere possano essere anche toccate se necessario, e comunque sono percorsi specifici per i non vedenti. Sono entrati addirittura dei cani guida accessibili a tutti, veramente tutti abbiamo questa foto sul nostro sito di questo bellissimo cane guida che di fatto era più educato di tanti visitatori e quindi al di là del timore iniziale, perché noi abbiamo anche delle opere a pavimento, quindi un po' di timore c'era, certo. E invece è andato tutto benissimo, e anzi mano a mano è passato anche questo concetto di un museo più amichevole, più friendly, alla portata di tutti, superando questa dimensione che è ottocentesca, no? Del museo come scrigno delle meraviglie, dove bisogna sempre avere un po' di timore rispetto a quello che si fa, guardare ma non toccare. Qui invece esatto. Si invita proprio al contrario. Esatto. Il Miao Bar, come si chiama quel bar che hanno aperto a Torino dove ci si possono portare cani e gatti. E adesso anche il castello di Rivoli. Fantastico. Sì, per carità, bisogna dire solo cani guida, perché poi sul cane in quanto tale, no, certo, cani guida sono veramente educati, si potrebbero scatenare. No, è proprio anche un diritto che ovviamente i non vedenti hanno, ed è stata un'esperienza particolare sicuramente. E poi ci siamo dotati anche di modelli del castello che sono toccabili e quindi sono nati proprio per chi non vede, ma di fatto essendo molto belli riproducono proprio tutta la struttura in legno e di fatto sono poi dei dispositivi utili per tutti. Quindi, come spesso succede, fare un lavoro per le persone con difficoltà significa poi di fatto fare un lavoro che può servire anche a tante altre persone. A soddisfare tutti. Certo. Tra l'altro, una curiosità, prima Orietta accennava appunto al progetto Summer School 2013, quindi dove si è parlato del tema della cultura accessibile che ha avuto luogo nell'estate appena conclusa. Sì. Com'è stata questa esperienza? Se vuoi intervenire... È stata un'esperienza sicuramente molto bella, e adesso quest'anno, con quest'estate, arriveremo alla terza edizione, quindi un'esperienza che vogliamo portare avanti proprio perché sta andando di grande bene. Successo, sì molto. Summer School è un grande contenitore che include di tutto, quindi momenti di formazione, eventi, attività per i piccoli, una sorta di campus estivo in lingua inglese per i bambini, quindi ci sono tantissime attività, e l'accessibilità ha proprio un suo specifico ed è andata molto bene perché queste attività di formazione specifiche hanno riscosso grande successo e abbiamo avuto addirittura ospiti internazionali in virtù proprio di questo progetto sulla lingua dei segni. Abbiamo avuto un ospite dal MoMA di New York che è Emmanuel Fonchak, un sordo americano che io ho avuto modo di conoscere nel momento in cui il nostro progetto l'abbiamo presentato a New York, quindi si è creato uno scambio bellissimo e quella giornata in particolare ha avuto un eco nazionale. Tutta la comunità sorda italiana si è mobilitata per partecipare a questo evento così speciale, quindi sicuramente ne siamo molto fieri. Diciamo che il riscontro è stato ottimo, veramente. Ecco, c'è una terza edizione prevista, quindi abbiamo detto. Sì, contiamo di rifarla quest'estate. Chi volesse saperne di più si può collegare al vostro sito. Certamente il sito castellodirivoli.org, oppure l'indirizzo mail è facile, educa@castellodirivoli.org. Perfetto, quindi cliccate perché sembra veramente interessante. Grazie. Noi facciamo un'altra breve pausa, ci ascoltiamo. Vittoria, sono i Foo Fighters. Perfetto, grazie. Rieccoci in studio e sta finendo questa fantastica trilogia artistica in compagnia di Giorgio, Orietta e Brunella, e quindi io direi di dedicare questo blocco a un'intervista incrociata e le intervistiamo tutte e tre assieme, parliamo una sopra l'altra, facciamo un po' un'arte un po' così contemporanea, no? Un dialogo un po' così artistico e astratto. Allora, GAM, PAV e Castello di Rivoli sono tre realtà importanti della città di Torino per quanto riguarda la cultura accessibile. Vogliamo parlare delle collaborazioni che ci sono tra queste realtà? Chi di voi vuole... cioè, ci sono dei progetti, magari passati e futuri,
Chi ci vuole raccontare? L'avevi già accennato, Zona Arte, se vuoi. Beh, sì, c'è questo progetto appunto di rete che comprende dunque cinque musei principalmente, che sono Castello di Rivoli, la GAM, Parco Arte Vivente, la Fondazione Merz e la Città dell'Arte di Biella, e poi con la collaborazione della Fondazione Sandretto. Questo progetto è promosso dalla Fondazione CRT per l'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Diciamo che questa dovrebbe iniziare in questi prossimi giorni, insomma, l'edizione, la quarta edizione. E abbiamo avuto modo, diciamo, in maniera così continuativa e quindi molto serrata, di lavorare insieme tutti questi musei che vi ho detto, e credo che sia speciale questo modo di lavorare, perché non credo sia molto frequente riuscire a lavorare. Noi siamo anche dei musei complicati, diversi, con programmazioni anche faticose, per cui insomma noi dobbiamo seguire, mettere ovviamente d'accordo tutti non è facile, esatto, ma poi ci sono proprio le urgenze legate alle inaugurazioni, agli eventi che già ciascun museo ha, poi ci sono le attività, diciamo, più esterne che capitano a tutti, e poi c'è questo progetto che però appunto più che così è proprio un legame che si è creato secondo noi. E quest'anno abbiamo finito, nel 2013 in realtà, l'anno scorso abbiamo finito per incontrarci ad Artissima, e quindi abbiamo avuto a disposizione 3 giorni di spazio all'interno di una fiera che si occupa generalmente del valore dell'arte in quanto valore, possiamo dire, commerciale o comunque di come un bene di lusso, no? In un certo senso, poi chi più chi meno, ma insomma è comunque l'arte. In quella sede si compra, si discute, si scambiano progetti, eccetera. E con noi siamo arrivati in quella sede lì a fare delle proposte, anche in quel caso accessibili, perché comunque aperte tutto il giorno, quindi credo una decina di ore giornaliere di programmazione, dove abbiamo messo a disposizione appunto del pubblico più diverso, che anche in quell'occasione ha potuto trovare diciamo un aggancio, un'accessibilità diversa anche all'opera d'arte che veniva esposta comunque all'interno di musei in mostra, e con degli approfondimenti. Quindi questi approfondimenti consistevano in tavole rotonde, in incontri, in laboratori continui. E la cosa molto bella di questo progetto, che comunque tiene sempre conto dei temi dell'accessibilità per quanto possibile, è che è un progetto piuttosto intergenerazionale. Quindi l'età conta fino a un certo punto, nel senso che comunque ci sono delle proposte che vanno bene per tutte le età. Poi non so se vuoi aggiungere qualcosa, qualche altra collaborazione, qualche altro progetto. Stando proprio strettamente invece nel campo della cultura accessibile, intesa come accessibile alle persone disabili, noi tutte siamo parte di un ampio progetto che si chiama Tavolo della Cultura Accessibile. Questo tavolo è partito proprio al Castello di Rivoli nel 2010 e ci siamo trovati per la prima volta, invitando noi e la Consulta Persone in Difficoltà di Torino, invitando appunto i colleghi degli altri dipartimenti educazione dei musei torinesi e i rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità. È stato un lungo percorso che ha portato innanzitutto a creare sempre di più questa rete di persone attente e sensibili al tema, e poi ha portato a scrivere anche un manifesto, sono 10 punti, manifesto per la cultura accessibile a tutti. È chiaro che è anche, come dire, da un lato un insieme di buone pratiche, dall'altro un desiderio, una sorta di reminder per ricordarci quali sono le cose importanti e secondo noi imprescindibili per gli enti culturali, tenendo conto che la realtà
in Italia è molto variegata. Noi a Torino forse non ce ne rendiamo conto, ma siamo veramente fortunati, perché è una città culturalmente molto attiva ed è anche molto attenta. Passatemi il termine, molto avanti, sì. Perché ci sono comunque delle ottime pratiche, c'è comunque una sensibilità che purtroppo non sempre si riscontra. Questo detto dalle persone disabili che noi conosciamo e che in altre circostanze devono proprio lottare per affermare questo diritto di cittadinanza nei luoghi della cultura. Ecco perché formare questo tavolo per scrivere questi punti e cercare di parlarne a livello nazionale in tutte le sedi possibili per aiutare appunto le persone disabili a sentirsi supportati nella loro giusta richiesta di poter accedere ai luoghi della cultura. Ecco, che non sia un favore, ecco. Deve essere la norma, diventare qualcosa di... Sì, sembra che la buona volontà del singolo... Sì, non è questione di pietismo, quanto di un diritto. Di diritti, è proprio una bella differenza. Sì. Invece sembra davvero che solo chi è un pochino più attento o sensibile, allora se ne occupa, ci pensa, altrimenti non importa. Mentre, non so, appunto... anche alla gamma, appena cambia, adesso la gamma da diversi anni non ha più un ordine cronologico nella collezione permanente, ma bensì tematico, che è anche più interessante, forse più ai più legami. Però appunto appena cambia l'allestimento io vado con la lista al direttore a dire cosa possiamo far toccare, perché cioè, comunque deve essere parte della... Ma è giusto che sia così, sì, comunque, cioè, non è questione di essere puntigliosi e rompiscatole, sì, esatto, cioè, bisogna fare le cose... Purtroppo forse si passa ancora a volte per essere i rompiscatole o comunque... Ben vengano i rompiscatole! Siamo rompiscatole, io mi presento con la lista ogni volta che cambia l'allestimento e gli chiedo cosa si può toccare. No, poi lui gentilmente... autorizza a toccare quasi tutte le opere, quindi insomma anche questo è importante, bene. Questo come esempio di tante altre cose, però che non siano buone norme veramente dettate solo da così, dovrebbe essere non il buon senso di un singolo, ma proprio l'istituto. Ogni tanto ai corsi ci diciamo forse dovrebbe venire anche la direzione, i conservatori, cioè in genere se ne occupa il Dipartimento Educazione ovviamente dell'accessibilità, però effettivamente dovrebbe partire da tutti sì. Assolutamente, cioè dovrebbe essere una cosa innata, esatto, insomma dovremmo iniettarla nella programmazione di un museo, non è un favore che si fa a nessuno, no, poi piace, ho verificato che artisti che non si sono posti il problema, ma che hanno visto come noi appunto cercavamo in qualche modo di ovviare a delle problematiche, non so, legate alla comprensione eccetera, o alle tavole in braille, sì, che ci sono sempre nelle, come didascalie delle opere, e poi sono contenti, certo. Cioè apri un grande arricchimento, come lavoro. Sì. Poi come dicevo prima, a tutti lo apri, non è che c'è, cioè, la mappa tattile che c'è fuori, non è che la guarda solo il disabile, tutti quelli che adesso appunto, anzi la mostra di Renoir, chiunque si perde arriva lì davanti e si legge una mappa per tutti, poi sì, che sia appunto certo, da vedere, toccare, deve essere, e poi agibile. Parlando proprio in senso generale, l'educazione alla diversità è un arricchimento per chiunque, cioè non solo appunto, non siamo solo noi che andiamo verso di loro e offriamo sì, loro qualcosa, ma viceversa si riceve moltissimo, e in questo senso credo che anche gli artisti stessi, quando hanno voglia e piacere di cimentarsi con questo mondo, ne possono trarre anche degli spunti. Abbiamo anche avuto delle esperienze molto positive di artisti che hanno lavorato proprio in questo senso, diciamo, sì, che potremmo parlare. Abbiamo un esempio, però, c'è stato Arte Plurale che c'è stato adesso, ed è il classico esempio di mostro dove artisti internazionali si sono comunque affacciati, messi in gioco, hanno lavorato con persone con disabilità ed è venuta fuori una mostra bellissima, stupenda. Sì. Siamo ahimè in chiusura, purtroppo il tempo trilogia tiranno. È finita. Ricordiamo magari i contatti di questa trilogia, così chi volesse saperne di più può approfondire. Quindi Giorgia Rocha GAM, come facciamo a saperne di più? Un sito www.gamtorino.it, e in alto a destra c'è scritto Education, andate a vedere cosa. Quindi cliccate su anche in home page c'è attività per il pubblico,
ed è suddiviso poi per famiglie, scuole e persone con disabilità. Ok, quindi, perfetto. Quindi leggete le informazioni. Tariffe, orari, potete trovare tutto quanto lì. Sì. Castello di Rivoli. Per noi è www.castellodirivoli.org, c'è una sezione Dipartimento Educazione del sito e c'è anche, volendo, la pagina Facebook che si chiama proprio Dipartimento Educazione Castello di Rivoli. Perfetto. Orietta Drombin per concludere. Pub. Allora, il PAV è www.parcoartevivente.it, è un po' lungo, e anche lì c'è una pagina dedicata all'accessibilità, c'è un esempio, ci sono esempi di laboratori accessibili e poi ci sono i laboratori per le proposte per tutti. In ogni caso, Google, santo Google, PAV, cerca, si trova tutto. Cerca e troverete tutto. Ricordiamo anche i nostri, già che ci siamo. Google, Associazione Volonbright. www.volonbright.org, su Facebook siamo come Associazione Volonbright. Abbiamo anche Twitter adesso, Ci twittate. Stiamo evolvendo, quindi twittate, seguiteci, cliccate. Ciao a tutti, al prossimo mercoledì. Grazie. Ciao. Ciao. Volonbright ringrazia per la collaborazione la redazione Città Aperta del Comune di Torino.